Sicuramente è stato un successo, adesso lo possiamo dire in maniera anche con contezza di numeri, anche se in realtà poi non sono i numeri quelli che hanno un valore reale, ma quello che è stato evidenziato a livello proprio di statistica biomedica è stato che c'è stata una modificazione statisticamente significativa, ciò vuol dire che non è affidata al caso di quelle che sono diciamo, gli aumenti di alcuni tipi di valori che sono l'attenzione congiunta, l'imitazione e il tooth talking, la tutt'azione, soprattutto tra pari. Quindi vuol dire che questi ragazzi, messi in condizione non giudicante, dove hanno avuto la possibilità di esperire, di fare delle esperienze insieme, sono state esperienze fatte con la musica, esperienze fatte con i cavalli, esperienze fatte con l'arte, hanno avuto la possibilità di interagire e quindi di creare una socialità basata sull'esperienza. Quindi, come quando noi impariamo a camminare, lo facciamo cadendo, sbucciandoci le ginocchia, in questo modo loro hanno avuto la possibilità di socializzare, imparare a creare delle dinamiche di socializzazione e siamo fortunatamente riusciti a metterlo, tra virgolette, nero su bianco. Quindi Progetto verrà. quindi da ripetere. Progetto assolutamente da ripetere, noi vorremmo anche partecipare ai prossimi bandi. La particolarità del progetto è stato quello appunto di non fare solo delle attività terapeutiche in natura, che diciamo sono progettazioni che già esistono, ce ne sono tante. La particolarità è stata quella di coinvolgere le famiglie all'interno di questo percorso dei ragazzi e quindi di lavorare anche con le famiglie. E la cosa che appunto è uscita fuori da tutto il lavoro fatto di parent training è proprio quello che a volte le famiglie si sentono un po' abbandonate, no? Da sole, dove tanti di loro hanno, diciamo, condiviso con noi la questione legata a ok, ci arriva una diagnosi, arriva un foglio bianco e poi noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare e diventa un baratro di spostamenti tra una terapia e l'altra, tra un dottore e l'altro, tra una porta chiusa e l'altra. La realtà è stata una frase di una mamma che mi è rimasta particolarmente impressa, che ha detto: quando c'è un bambino con disabilità non è il bambino a essere disabile, ma è la famiglia ad essere disabile. E quindi abbiamo avuto la possibilità, condividendo con loro il tempo del progetto, proprio di comprendere veramente a fondo qual è la difficoltà e quali sono le problematiche e di cosa hanno bisogno le famiglie, perché in realtà appunto lavorare solo con i bambini a volte non basta, perché il supporto e diciamo gli strumenti di lavoro servono ai bambini, ma servono anche tantissimo a tutto il nucleo familiare, fratelli compresi.